Buongiorno a tutti, è domenica 10 gennaio, siamo ad Almenno San Salvatore, sul sagrato della chiesa, per assistere alla presentazione e alla benedizione della nuova ambulanza della Croce Azzurra. E questa ambulanza è stata donata grazie alle numerose donazioni di numerose aziende e privati e ai contributi delle amministrazioni comunali e locali. Siamo in compagnia di Giambattista Brioschi. Innanzitutto grazie dell'invito. Fa piacere essere qui oggi a inaugurare questa nuova ambulanza per la Croce Azzurra. In concomitanza come presidente dell'ambito territoriale Valle Imagna Villa d'Almei, insieme al presidente della comunità montana Roberto Facchinetti, abbiamo messo in campo questa raccolta fondi tramite le amministrazioni comunali. Quindi abbiamo sollecitato e abbiamo mandato una richiesta ai sindaci dell'ambito, ai 20 comuni, di poter contribuire con delle donazioni, dei contributi finalizzati proprio all'acquisto di questa ambulanza. Io devo dire devo ringraziare la Croce Azzurra, ma oltre alla Croce Azzurra anche alla Croce Rossa di Santo Mobono e alla Croce Rossa di Villa d'Almè, perché ci hanno dato una grossa mano in questa fase emergenziale della pandemia, e soprattutto anche la Croce Azzurra quando ho chiesto dei servizi aggiuntivi per poter andare a recuperare i farmaci salvavita nelle strutture ospedaliere, oppure portare dei dializzati. Si sono sempre resi disponibili, e quindi li devo ringraziare. È stato davvero un supporto per il nostro ambito molto importante, e quindi ringrazio davvero la Presidente Barbara Locatelli per questa opportunità che ci è stata data come ambito territoriale. Ringrazio molto Giambattista Brioschi per questo suo intervento e lo ringrazio di cuore anche io, perché con questo progetto ci ha permesso di realizzare o di portare a termine questo acquisto che è stato per noi fondamentale. Adesso noi procediamo con la funzione religiosa, al termine della quale poi seguirà la benedizione e l'inaugurazione della pubblica assistenza Croce Azzurra, che in questa giornata offrono al Signore la loro nuova ambulanza, simbolo della solidarietà, della vicinanza e dell'amore che hanno ricevuto durante il faticoso impegno di soccorso e di sostegno svolto durante la pandemia. A tutti il Signore Dio doni fiducia e speranza. Preghiamo. Confermaci il tuo spirito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore Gesù, via, verità e vita, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra,
che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo impegno e ingegno e immaginazione per fabbricare nuovi mezzi di trasporto, fa che i conducenti di questo mezzo, nei loro percorsi di soccorso e servizio a chi è nella necessità, operino sempre con perizia e prudenza per la sicurezza e l'incolumità di tutti e avvertono accanto a sé la tua continua presenza. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Bene, grazie. Di cuore anche al presidente della comunità montana e lo invito a dire due parole per noi. Niente, se devo presentarmi, Roby Facchinetti, Roberto Facchinetti, cantante e presidente della comunità montana. Questa è una battuta naturalmente, perché se vi delizierei col mio canto, forse abbiamo bisogno dell'ambulanza, ecco, sicuramente no. A parte le battute, molto volentieri noi abbiamo accolto come ambito e come comunità montana queste iniziative, perché il tanto che hanno dato le associazioni di volontariato nei periodi della pandemia, la nostra è una piccola goccia nel grande mare di amore che tutte queste persone con il volontariato dedicano ogni giorno agli altri. Grazie, grazie. Ringraziamo a voi. Anche Gianbattista Brioschi, che è stato anche il promotore di questo progetto e al di là anche di questo progetto ci è stato sempre vicino anche nel periodo della pandemia. Sì, Gianbattista Brioschi, presidente dell'ambito distrettuale e della UTES, che è l'unità territoriale per l'emergenza territoriale per la pandemia. Soprattutto io devo ringraziare voi perché quando ho preso l'incarico per la pandemia come unità territoriale abbiamo avuto davvero bisogno di tutte le forze in campo e quindi anche della Croce Rossa, sia quella di Santo Mobono, la Croce Azzurra, la Croce Rossa di Villa d'Almè, che fanno parte delle nostre Croce Rosse dell'ambito. E li devo ringraziare perché quando li ho chiamati sempre per dei servizi essenziali, quali per esempio andare a recuperare dei farmaci salvavita presso le strutture ospedaliere, si sono sempre resi disponibili tutte e tre, le Croci Azzurre e Rosse. Quindi davvero un compito che non era così scontato, perché penso che in questo periodo di pandemia tutti i volontari che si sono spesi sul territorio per fare questa azione di volontariato senza spendere il loro tempo, nonostante e soprattutto il rischio di essere poi magari a contatto con persone contagiate quando bisognava portarle in ospedale e quant'altro. Quindi davvero un ringraziamento, tutto l'ambito ringrazia, anche i sindaci che hanno accolto questa opportunità di contribuire alla raccolta fondi per la nuova ambulanza, dà un segno di coesione e di unità proprio come territorio. Grazie. Un ringraziamento particolare va anche a tutte le amministrazioni comunali che ci hanno sostenuto tramite il progetto creato dalla comunità montana. E partiamo con il vice sindaco di Almeno San Bartolomeo, Massimo. Grazie, un particolare ringraziamento alla Croce Azzurra, perché con questo gesto testimonia davvero il valore, tre valori sostanzialmente che possono essere riassunti in tre semplici parole: il servizio, la comunità e quindi il volontariato, tre parole che appunto hanno un unico orizzonte che è quello del bene comune, e la Croce Azzurra lo dimostra tutti i giorni col suo dioturno impegno appunto verso la comunità. Quindi grazie davvero a voi che vi spendete per la comunità, per le nostre comunità, grazie davvero. Dal nostro sindaco Michele, che ci ha sempre sostenuto e ci è sempre stato vicino, soprattutto nel periodo della pandemia, e questo nostro ringraziamento speciale e particolare. Anch'io voglio ringraziare innanzitutto la Croce Azzurra per quello che fa per il nostro territorio e non solo.
che ricordo a tutti che la Croce Azzurra va in tutti i nostri paesi limitrofi. Ringrazio per quello che fanno per tutta la cittadinanza e ringrazio i miei colleghi sindaci che sono intervenuti oggi e anche il Presidente della Comunità Montana. Grazie. Grazie anche Luigi Fenaroli, sindaco di Barzana, nonché nostro volontario. Grazie Barbara. E il fatto, scusate, mascherina, il fatto di essere anche volontario della Croce Azzurra e sindaco di Barzana mi ha permesso di apprezzare ancora di più l'invito che è stato rivolto dalla comunità montana e dall'ambito distrettuale a rivolgere un contributo per l'acquisto di questo mezzo. Un contributo che naturalmente anche la comunità di Barzana ha accolto molto volentieri, anche perché dietro questo contributo ci sta il lavoro di molti volontari che giornalmente prestano il loro tempo per il soccorso alle persone bisognose e chi ne è in necessità. Per cui ringrazio Barbara, ringrazio anche i colleghi sindaci e gli amministratori di queste comunità per il prezioso contributo che hanno dato a questa associazione e ringrazio anche tutti i volontari qui presenti e quelli che non sono potuti essere presenti per l'impegno che quotidianamente ci mettiamo nel sostenere questa preziosa associazione. E adesso voglio ringraziare Pietro, presidente della Proloco di Almenno San Bartolomeo, che posso dire è stato il primo a darci il sostegno, a farci sentire la sua presenza, perché aveva lanciato una raccolta fondi tramite la rete del dono, che sono molto emozionata perché io e lui abbiamo sempre avuto molti contatti durante il periodo della pandemia e quando mi ha detto che voleva fare questo regalo per noi mi sono messa a piangere perché non sono cose scontate e lo ringrazio davvero tanto di cuore perché il suo sostegno e il suo contributo sono stati fondamentali e lascio a te la parola. Pietro Rota, Proloco Almenno San Bartolomeo. Prima di tutto io ringrazio, non sono Pietro Rota, ma è la Proloco Almenno San Bartolomeo, quindi grazie infinite. Ringrazio te Barbara, Ivan Cerea, il vicepresidente, tutti voi volontari, perché vi abbiamo sempre chiamati angeli e lo siete. Appena iniziata la pandemia abbiamo cercato di aiutarvi con questa raccolta che si chiama, che abbiamo nominato Aiutiamo chi ci aiuta, e in quel momento in cui sentivamo solo ambulanze, voi volontari eravate i primi e gli unici a essere sempre in giro a aiutarci e avete aiutato tutte le nostre comunità, quindi siete davvero grandi e io ringrazio anche tutte le aziende e i privati che hanno supportato la nostra campagna che ha raccolto la cifra che siamo riusciti a donare alla Croce Azzurra di 54.000 euro, che è una cifra per noi incredibile. L'obiettivo era 50.000, siamo andati oltre, quindi per me questo è stato una cosa davvero, nel momento della tragedia, un momento davvero bellissimo che ho condiviso con Barbara, Ivan e tutti i loro volontari. Quindi grazie ancora a tutti e so che siete davvero grandi. E personalmente ho vissuto, l'ultima volta che ho stato mio papà è stata con loro, con la loro ambulanza, e quindi per me è una cosa molto anche toccante e particolare. So che l'avete trattato come vostro padre, quindi vi ringrazio infinitamente per tutto e grazie ancora. Ciao. La nostra ambulanza è stata acquistata anche grazie al contributo di importanti aziende sul territorio. Una è l'azienda Polint SPA, che io ho particolarmente nel cuore perché ho lavorato 4 anni e aver avuto il sostegno anche da parte loro è stato davvero un orgoglio, perché questo significa che oltre al rapporto professionale si instaurano anche dei rapporti personali e abbiamo qua un esponente, Lucatelli Pier Abdon, che mi è stato vicino e mi ha sostenuto e che è il nostro rappresentante dell'azienda Polint. È Polint che ringrazia voi per l'opportunità che ci avete dato di darvi una mano. Scusa l'emozione Barbara, ma non sono abituato a parlarvi in queste vesti. E grazie soprattutto a tutti voi volontari per tutto quello che fate. Grazie davvero. Alle aziende che ci hanno sostenuto c'è anche Migros, che anche loro ci hanno permesso di contribuire a questo acquisto. E ringrazio il rappresentante che è qua con noi oggi, ringrazio anche Michele perché anche in questo caso ci è stato molto vicino e sono davvero davvero tanto contenta che anche un punto vendita di Almenno San Salvatore
abbia partecipato a questa giornata. Salve a tutti, mi faccio portavoce dell'azienda e di tutta la famiglia Mion. Siamo noi che ringraziamo voi per il lavoro che svolgete quotidianamente. E sono felice di rappresentare l'azienda in questa giornata e vi ringrazio ancora di tutto. Vi ricordo che questo momento che abbiamo vissuto lo potrete rivedere su tutti i canali di Lemine News, che io ho chiesto loro il supporto di esserci oggi perché con le restrizioni che ci sono ovviamente non tutti potevano partecipare a questa cerimonia, quindi vi ricordo di controllare i canali Facebook, Instagram, dove verrà pubblicato un video che riassumerà la giornata di oggi. Grazie.